Questo è uno dei primissimi trick che chiuderà in skate e sicuramente uno dei primi trick con una rotazione. Posso? Per cui oggi c'è un maestro d'eccezione. Ci sarò io, ma ci sarà anche Fede, che è il ragazzo più forte che io conosca a fare questo trick. Raga, ci salta le panchine, ha uno stile pazzesco, una tecnica perfetta, ne chiude 20 di fila. Non potevo non farlo con lui questo video. Quasi sicuramente vi sarete chiesti se fare prima kickflip o fare prima heel flip. Non c'è un ordine, raga, quello in cui vi sentite più confidenti. La cosa veramente importante per questi trick sono le basi. Bisogna saper fare bene l'ollie, avere tanta confidenza con la tavola, con lo skate, godersi lo skateboarding anche senza trickare, ok? Però bisogna che sia già diventato il nostro migliore amico, perché altrimenti finirete in un girone dell'inferno per quanto smadonnerete a provare questo trick. In realtà poi non è così difficile e secondo me lo può chiudere anche una persona che va in skate da una settimana, lo possono fare tutti. Ma se si ha un po' di pregresso, tanto meglio, vi faciliterete la vita. Tra l'altro, se non sapete fare l'ollie, ho fatto un tutorial anni fa di cui mi vergogno tantissimo, lo trovate o qua in alto o qua sotto in descrizione. Ma cos'è il flip? Il flip, secondo me, e questo è già un piccolo primo segreto, non è nient'altro che un ollie sbagliato. Sì, l'ho detto, arrestatemi. Alla fine i movimenti non sono così diversi, dobbiamo poi solo aggiungere un flick alla fine e calciare verso il pocket della tavola. Ricordatevi queste parole, pocket. Pocket è fondamentale, è il punto che vi aiuterà a chiudere tantissimi trick. Iniziamo subito a provare questo trick e la posizione dei piedi, o meglio il foot place, è simile a quello dell'ollie. Io ve l'ho detto che è un ollie sbagliato, mi dovete ascoltare e credere. Sbagliamo a posizionare i nostri piedi, il piede davanti lo spostiamo leggermente verso l'esterno in avanti, il piede dietro lo avviciniamo al pocket della tavola. Questa è la posizione migliore. Poi in realtà queste sono linee guida, mi raccomando, cioè non è che se mettete il piede come faccio io tutto dietro che in realtà tecnicamente è sbagliato non vi esce il flip. Magari a voi esce così, perché no? È giusto lo stesso. A differenza di come si pensa, anche se il flip significa tallone, non andremo a sfruttare veramente il tallone della tavola, non così tanto come ce lo si aspetta, ma la parte anteriore, quella del pinky, del mignolo del nostro piede. Per cui mi raccomando, sperimentate. Come avete visto, io lo faccio in un modo con i piedi messi in un modo, Fede lo fa con i piedi messi in un altro. Per fortuna nello skateboarding non esistono regole matematiche. Su questo siamo fortunati. Nessuno viene bocciato o rimandato a fine anno. E so che voi siete già pronti di saltare tutti acchittati, adesso ho imparato a mettere i piedi. Un momento, c'è ancora una cosa da valutare, che è un altro piccolo segreto, ma che influisce tantissimo sul vostro trick. Spalle dritte, parallele alla tavola. Nel 90% dei trick le spalle sono parallele alla tavola. Esatto. Io mi immagino tipo una linea che va da qua in avanti. Devo seguirla parallela. Quando andate a poppare potete leggermente mettere il peso in avanti, ma senza diventare il gobbo di Notre Dame. Questo perché vi aiuta a stare sulla tavola una volta che siete in aria. Se spostate il peso indietro probabilmente tenderete a saltare indietro, troppo in avanti. Per cui una via di mezzo: peso sulla punta del piede anteriore, quasi ad aggrappare la tavola, e poi controbilanciate col piede posteriore. Cioè tutto bianciato di qua, piego, c'è una pressione qua, pressione, la tavola si piega da una parte. Sì. Pressione di qua, la tavola si piega dall'altra. Quando hai centrato, cioè che la tavola è in piano, poi... Questo non ve lo dicono in tanti, ma è una cosa che se fate bene vi aiuta tantissimo. E finalmente possiamo provare il flip, possiamo iniziare a saltare, a poppare e fare i primi tentativi. Adesso vi spiego come e quali sono i movimenti da fare, ma prima, se volete supportare tutto questo, le t-shirt del canale per far sì che altri tutorial come questo spuntino fuori, tutte le avventure che facciamo insieme, è veramente un piccolo ma grande aiuto e sono carine, dai. Per cui se vi va, tutto in descrizione o qua in alto. Grazie, adesso vediamo come chiudere il vostro heel flip. I movimenti sono 3, 4 se vogliamo contare anche il pop. Pop, nel mentre inclino la caviglia e la striscio verso l'alto, arrivate sul nose della tavola, quindi appena passate le viti, flip. Piano, la caviglia fa questo.
non è nient'altro che questo. Se lo fate bene e con i giusti tempi, perché qua iniziano i primi problemi, i primi errori, se no sarebbe tutto troppo facile. Quindi pop, drag, flip, riuscirà il flip, se sarete a metà dell'opera. Per allenarsi a fare ciò c'è un esercizio molto semplice: ci mettiamo fermi, ok? E proviamo da fermi, lentamente, a fare i movimenti giusti, cercando, mi raccomando, di colpire il pocket della tavola. Quello è il punto cardine. In tutti i flip trick, quello vi aiuta tantissimo. Se mirate al pocket, fidatevi, la tavola girerà. State già provando, mentre guardate questo video, a fare questo heel flip, perché probabilmente a questo punto, se vi sta uscendo heel flip, non riuscite ad atterrarci sopra. O prima con un piede, poi con l'altro. Se la tavola non gira abbastanza, i problemi sono due: o non sforbiciate abbastanza, quindi dovete velocizzare il movimento, colpire meglio la tavola, oppure fermate la tavola in aria perché non state saltando abbastanza. Ve l'ho detto che serve fare ollie, saltare. Categorico. E state sopra la tavola. Dopo che saltate, dovete stare sulla tavola e pensare di atterrare on bolts. Cosa significa un bolts? Sulle viti. Quello è l'obiettivo al quale tutti gli skater dovrebbero ambire. Provate un po' all'inizio a saltare semplicemente e provare il flip senza riatterrare sulla tavola. Ma quando siete pronti dovete immaginarvi le gambe come fossero degli elastici. Appena arrivano al movimento finale, io ho appena finito di flippare, sbam, ritornano al punto di partenza. Sì, è un tutù, è un tutù, un tutù. Però come faccio a spiegare la parola? Tutù, 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 tutù. E raga, avete chiuso il vostro primo heel flip? Avete chiuso l'heel flip? Io sono sicuro che lo chiudete. Ma se seguite questi consigli, guardate tantissimo le clip che vi ho messo, capite i movimenti attraverso gli slow-mo di Fede, di Mattia Turco, di Min Williams, sono dei heel flip perfetti. Se pensate di imitarli, lo chiuderete. Ci va solo pratica, non so dirvi quanto tempo, perché dipende da persona a persona. Ci possono volere 2 giorni, una settimana, un mese, 2 mesi. Non è importante, l'importante è che vi ci mettete sotto e provate, provate, provate quanto più tempo possibile, divertendovi. E può essere che vi farete male, ma fa parte dello skateboarding. Non volevo spaventarvi con questa cosa. Non succederà. Se proprio avete paura, appoggiatevi a una recinzione, a una panchina, insomma qualcosa che vi dia un po' di stabilità e vi permetta di saltare più facilmente e di non cadere. E mandatemi sti heel flip quando li chiudete, che sono stra curioso di vederli, o su Instagram o su Telegram, insomma mandatemeli, che so curioso. E scrivetemi quale sarà il prossimo tutorial che vorrete vedere sul canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Peace guys, and keep pushing. Buoni heel flip a tutti.